partita su un buon campo, anche se un po' pesante, però una buona partita, mi sono divertito. Poi giocando contro squadre di Serie D abituo anche i nostri ragazzi a giocare un po' il calcio vero e un po' meno a quello di settore giovanile. Fanful è ben messo in campo, una squadra ordinata, una squadra che ha anche delle buone individualità e ci ha messo, è stata veramente una buona partita, anche sotto il piano dinamico abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasioni loro, quindi penso che anche il pubblico si sia anche un po' divertito. Abbiamo bisogno di mettere minuti nelle gambe un po' tutti, abbiamo fatto una rotazione, abbiamo fatto giocare tutti e penso che abbiamo fatto delle buone cose e cose meno buone su cui ci darà spunto per lavorare nei prossimi giorni. Sicuramente è stata una partita dura, giusta, come fosse negli atteggiamenti, negli interventi, ed è giusto così, nel senso come ci alleniamo dobbiamo poi la domenica mettere questo in campo, perciò ben vengano le partite con squadre che comunque le interpretano in questa maniera e hanno questa qualità. Per domenica recuperati quasi tutti? Sì, dovremmo essere tutti a disposizione, perciò stamattina Leonella ha avuto un piccolo fastidio, però il resto del gruppo è a disposizione, perciò domenica arriviamo tutti in ottima forma. Un buon test, anche se loro erano giovani, comunque sul piano della corsa si sono dati da fare, quindi anche per noi è stata una sgambata importante che ci servirà sicuramente. Poi col campo così pesante è stato anche un lavoro di forza, faticoso abbastanza. E sappiamo che domenica non sarà facile come poi tutte le domeniche, però giochiamo in casa e dobbiamo farci valere. La classifica è corta, quindi dobbiamo fare tanti punti in casa per raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Noi ci siamo concentrati e quindi non vediamo l'ora che arrivi domenica. Ma secondo me il fatto che è da poco che la rosa sia al completo, perché per infortuni o altre cose, quindi ci vuole ancora un po' di tempo secondo me per amalgamare bene tutti gli schemi eccetera eccetera. Perché essendo stati fuori in un bel po' non è facile poi ritrovarsi tutti assieme. Il gruppo c'è, la squadra è buonissima, il gioco pure, perché comunque giochiamo la palla eccetera eccetera, e dobbiamo solo trovare un po' di continuità, forse un po' più di continuità. I gol arrivano, quello si sa, ci stiamo mettendo l'impegno giusto, quello è l'importante. Buon test, perché è stata una partita vera e i ragazzi, c'è stato spazio per tutti, quindi anche c'è stato minutaggio per tutta la rosa, e soprattutto è stata una bella giornata di sport, perché comunque ospitare una società come l'Inter è sempre un piacere. Ringraziamo per questo il signor Giuseppe Giavardi che è l'anima del settore giovanile dell'Inter, lodigiano, e che ha permesso questa bella giornata di sport. È stata una bella cornice di pubblico che appunto onora al meglio un'amichevole tra Camenaco Fanful e l'Inter. Per domenica siamo pronti, questa partita è stata anche un test, appunto, come è stato detto prima, per domenica. È stata una partita vera, domenica sarà più vera perché ci sono i punti in palio e siamo tranquilli. Lavoriamo nella maniera giusta e ci aspettiamo una prestazione in crescendo. I nostri tifosi ci sono, c'erano a Monza sotto l'acqua, siamo sicuri che ci saranno anche domenica. Di certo in momenti meno brillanti la loro voce, il loro cuore ci dà quella spinta in più per raggiungere il nostro obiettivo. La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese.
La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252. Thank you.